Grazie. Allora, sono tornata. È stato un periodo, diciamo, un po' delicato per me. Ci sono state varie situazioni che, diciamo, mi hanno un po' distrutta, mi hanno cambiata in un certo aspetto. Mi hanno più che altro distrutta mentalmente e sto ancora cercando di ricostruirmi. Sono successe un po' di cose nell'ultimo periodo. E adesso lo posso dire, sono maggiorenne e ho fatto 18 anni circa 2 settimane fa, e era il 23 di luglio. Non ho fatto grandi cose per il mio compleanno, è stato un traguardo che volevo, ma non volevo per una festa in grande, grandi regali, era una cosa che più che altro volevo fare per me stessa, e ci sono arrivata per me stessa, appunto. Quei giorni ho avuto, diciamo, 2 giorni di festa, nel senso che alcuni miei amici non. Ecco, la notifica che è appena arrivata, scoprirete presto chi è. E sono stati 2 giorni perché dei miei amici, il giorno del mio compleanno, non ci sarebbero stati, sarebbero partiti per gite animatori. E quindi ho deciso di, diciamo, festeggiare con alcuni miei amici su Arrivoli aspettando mezzanotte. A mezzanotte sì, sono diventata maggiorenne, non ho ancora fatto grandi cambiamenti e non ho ancora fatto cose per le quali essere maggiorenne mi possa servire. Diciamo che devo ancora fare quelle cose che un maggiorenne può fare senza dover dipendere da nessuno. E sicuro, sicuro sono prossima al piercing al naso, probabilmente ne arriveranno altri due all'orecchio insieme a quelli che ho già, perché si dice che i buchi non si portano mai dispari, quindi ne avrei 5, perché attualmente ne ho 4, e quindi ne farò altri due per eguagliare la cosa, perché volevo già farne un altro all'orecchio. Mi sono successe alcune cose, diciamo che no, non sono partita per i villaggi come credevo, per determinate motivazioni, determinate situazioni, però c'è stato un cambiamento nella mia vita molto particolare, a cui deciderò anche di dedicare un video, ma ve lo anticipo brevemente. Mi sono fidanzata e sto con un ragazzo che a sopportarmi veramente bisognerebbe farlo santo. Ma vabbè, questa è un'altra storia di cui vi parlerò per una questione dovuta a come siamo messi in questo momento. E quindi per il resto niente, cioè, tolto aver fatto 18 anni, avere dei problemi esistenziali che mi stanno totalmente distruggendo l'anima, perché sono veramente a pezzi e non so più come uscirne, non ho fatto un granché di così esilarante nell'ultimo periodo. Allora, è morta la videocamera, diciamo. E comunque, tolto il lavoro, che bene o male si va, e alcuni miei dubbi e problemi esistenziali nel tempo, per il resto, diciamo che sono abbastanza tranquilla, abbastanza tra virgolette, diciamo che chi mi conosce bene sa cosa sto provando e cosa penso nell'ultimo periodo. E a parte quello, non ho granché da raccontare, non è successo niente di così esilarante. Ho un paio di video ancora da girare, che girerò sempre vestita così, perché ovviamente devo sfruttare queste belle giornate per editarle, perché a breve si riparte per la Slovenia, si ritorna agli inizi di questo canale. Non so se nello stesso hotel, quindi quello del mio padrino, non so se nella stessa stanza, e bisogna vedere se riutilizzerò lo stesso posto per girare i video. E niente di così particolare. Dovrò sicuramente fare un video su di lui, sulla
su di lui per raccontare a me stessa com'è avere lui più che altro, perché cioè, sembra abbastanza strana come cosa per me, però ve ne parlerò. Quindi niente, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! The dream is over. Day on day comes, as the world comes back.